Perché teatro pedonale? Il primo dei motivi è perché il teatro è il modo più semplice e bello di viaggiare nello spazio e nel tempo. L'altro motivo per cui è pedonale è perché noi pensiamo che il teatro debba arrivare a tutti, dappertutto e si possa fare in qualsiasi luogo. Teatro pedonale in 3 anni è molto cresciuta. Nel 2014 contava una 50ina di iscritti, mentre oggi, 2017, siamo oltre ai 100 allievi. In questi anni di insegnamento nelle scuole mi sono resa conto che i ragazzi hanno bisogno di maestri e di uno spazio per coltivare la loro passione. La passione teatrale ha bisogno di relazioni, di luoghi, di tempi, di spazi e per questo era necessario in qualche modo costruire uno spazio così, una scuola, quindi un triennio dove il teatro si potesse fare sul serio. Oggi l'associazione invece può contare su 3 corsi dedicati agli adulti, 2 ai bambini e una scuola triennale che si rivolge ai ragazzi dai 18 ai 25 anni. La proposta per i bambini si concentra sul gioco teatrale. I bambini si innamorano del teatro perché è un luogo magico dove tutto può accadere. E così anche per i ragazzi più grandi e gli adolescenti, dove il problema umano delle relazioni e della crescita diventa centrale. Ecco, allora il teatro diventa davvero uno strumento di insegnamento educativo e di crescita personale per i ragazzi. Il teatro pedonale è un posto dove si può vivere all'altezza di quello che si vuole fare, artisticamente ma anche umanamente. Quello che ho imparato principalmente è stato un amore e una serietà verso il lavoro dell'attore. Prima di tutto mi ha insegnato anche a conoscere delle parti di me che non conoscevo a livello umano. Sicuramente è un luogo molto stimolante dove poter essere continuamente coinvolta in nuovi progetti ed essere accompagnata in una crescita a livello attoriale ma anche umano. Per caso mi sono trovata in questo splendido teatro nel 2012. Ho fatto una prova e ancora adesso sono a teatro e siamo nel 2017. E oltre a quello ho iniziato come allieva, ma dal 2015 sono diventata socia fondatrice insieme agli altri 3 soci. E cosa rappresenta casa?